Analisi logica. Autobus. Piattaforma. Piattaforma d'autobus. Il luogo. Mezzogiorno. Verso. Verso mezzogiorno. Il tempo. Passeggeri. Litigio. Litigio di passeggeri. Azione. Giovanotto. Cappello collo magro. Un giovanotto col cappello di galluni a trecce. Il soggetto. Un tale, un tale. Antagonisti. Io, io. Io, il narratore. Parole, parole. Parole, argomento. Posto libero, posto occupato. Un posto libero viene occupato. Risultato, stazione. Un'ora dopo. Un amico, un bottone. È la conclusione. Conclusione logica. Metaforicamente. Nel cuore del giorno gettato in un mucchio di sardine passeggere d'un coleottero dalla grossa corazza biancastra, un pollastro dal gran collo spiumato, di colpo arringò la più placida di quelle, il suo linguaggio si librò nell'aria umido di protesta, poi attirato da un vuoto il volatile vi si precipitò. Un triste deserto urbano lo vidi il giorno stesso che si faceva smoccicar l'arroganza da un qualunque bottone. Arcobaleno. Mi trovavo sulla piattaforma di un autobus violetto. V'era un giovane ridicolo collo indico che protestava contro un tizio blu. Gli rimproverava con voce verde di spingerlo, poi si lanciava su di un posto giallo. Due ore dopo, davanti a una stazione arancio, un amico gli dice di fare aggiungere un bottone al suo soprabito rosso. Parole composte. In una trafficora mi bus piattaformavo multitudinariamente in uno spazio-tempo lutezio meridiano, coitinerando con lungi collo, floscio incappucciato e nastro cordicellone, il quale appellava un tizio Caio Sempronio, alta vociando che lo piedi premesse. Poscia si rapido sedilizzò. In una postero eventualità lo rividi stazioncellonza zarizzante con un caiottizionio impertinentemente nunciante l'esigenza di una bottonelevazione palto supplementante. Egli perché percomava?